Tradizionale appuntamento a Trani con la festa chiamata della Croce di Colonna, un momento segnato per il secondo anno consecutivo dalle limitazioni dovute alla pandemia. Ma non sono mancate le celebrazioni liturgiche. Una di queste è stata presieduta dall'arcivescovo di Trani, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, Francesco Rossi. Per il secondo anno consecutivo niente processioni delle imbarcazioni sul mare, niente fuochi pirotecnici all'arrivo del Sacro Crocifisso nel porto di Trani e nessuna manifestazione della pietà popolare. Ma resta l'essenza della festa cosiddetta della Croce di Colonna, che dal 1480 unisce nella fede i tranesi. Erano i tempi in cui i saraceni erano soliti attaccare e depredare le città della costa meridionale italiana. L'ennesimo assalto a Trani portò i Mori a depredare il monastero di Colonna. Tra i beni trafugati anche il crocifisso, che però inchiodò i saraceni a riva. La loro imbarcazione, infatti, non riusciva a prendere il largo fin quando il comandante non decise di colpire con la sua scimitarra il crocifisso, dal quale cominciò a sgorgare copioso del sangue. Colti da terrore, gli infedeli scaraventarono in mare l'effigie sacra e la barca poté ripartire. I tranesi recuperarono il crocifisso all'altezza dell'attuale sede del Lido dello Sporting e in segno di devozione vi edificarono la cappella che ancora oggi si può ammirare sul lungomare Cristoforo Colombo. Da allora, ogni anno, il 3 maggio, si celebra una festa di ringraziamento cui partecipa tutta la città. La novità di quest'anno è rappresentata dalla preghiera di affidamento della città di Trani alla protezione del Santissimo Crocifisso di Colonna. È un affidarci al crocifisso che si prende cura di noi, è il Signore Gesù che ci sostiene, ci accompagna, sta in mezzo a noi e noi lo guardiamo come un modello poi da imitare. Ci sentiamo chiamati a fare della nostra vita un dono per il prossimo. Abbiamo dimostrato di saper coniugare assolutamente comunque un momento importante, un momento religioso, peraltro molto sentito dalla nostra città, con il rispetto, peraltro in maniera molto rigida, di tutte le regole, sul distanziamento e quindi chiaramente per garantire la sicurezza di tutti.